Applico una base, questa è l'Urban Decay Primer Potion in Eden. Ora prendo un'altra base bianca, questa è la Milk, la Jumbo Pencil, com'è che si chiama? Jumbo Eye Pencil dell'NYX bianca e l'applico fino alla metà della palpebra. E nel frattempo lo sfumo. In questo modo. Prendo poi la palettina della Inglot e inizio a prendere appunto con un pennello il primo colore che è il bianco e lo stendo appunto dove ho steso il matitone. Prendo appunto un pennello a lingua di gatto, il primo colore, lo picchietto e lo stendo. Ora prendo un altro pennello, sono molto farinosi questi colori, però scrivono tantissimo. Quindi con un altro pennello prendo il secondo colore che è appunto il pesca e lo applico in fondo, cercando di sfumarlo con il primo, insomma. Con un pennello penna poi passo sulla piega dell'occhio l'ultimo colore, che qui risulta un po' diverso da quello che è in realtà. Non è così viola, mi dispiace che non si vede bene. Comunque, prendo appunto una punta di questo, appunto una punta, lo inizio a passare qui e poi lo porto in dentro con l'occhio aperto. Così. Poi prendo un pennello da sfumatura e lo intingo un pochino nello stesso colore, ma proprio poco. Perché deve più sfumare che mettere ancora altro colore. E lo sfumo. Intensifico ancora un filino il secondo colore. Perché proprio voglio che si veda questo pesca abbastanza acceso. E idem rifaccio con il bianco, nonostante appunto comunque sia bello pieno. Il trucco è quasi finito perché i colori erano appunto questi. Ripasso però, perché mi piace questo contrasto, la matita sotto il sopracciglio, lo sfumo. Mi piace l'effetto che fa. In questo modo. Ora prendo un eyeliner in gel, lo prendo viola, questo qui è il Berlin Rocks numero 03 della Essence, e lo passo appunto facendo una leggera V esterna. Ok, ho passato l'eyeliner anche leggermente lungo le ciglia inferiori. Devo dire però che questi gel a tutti piacciono, a me non è che piacciono moltissimo, perché io trovo che si spappolino proprio, diventano poltiglie e difficilissimi secondo me da stendere, però è il mio personale parere. Metto la matita nera all'interno. E
ora farò qualcosa che, a cui voi mi direte: oddio, cosa stai facendo? Prendo il mio secondo colore e lo utilizzo come blush. E devo dire che a me questo colore piace veramente molto anche come blush, oltre che come ombretto. Come mascara uso questo di Deborah, Definitive Volume Curl, perché mi piace molto l'effetto che mi dà alle ciglia, che risultano molto curvate, insomma. Trovo che effettivamente me le curvi bene, me le incurvi, come si dice? Vabbè. Come rossetto utilizzo un prodotto che mi sono dimenticata di farvi vedere nel precedente video, sempre un acquisto di New York, che ho trovato in un drugstore che si chiama Duane Reade, quello che vi ho fatto vedere ieri, insomma. E è questo Glossy Lip Color, si chiama. Di questo marchio qua che si chiama Giordana, che è proprio Made in USA. E questo è il Raspberry, perché hanno proprio un profumo effettivamente fruttato. E questo qui era uno dei pochi che aveva effettivamente un colore e rimaneva anche sulle labbra. E devo dire che come colore non è neanche tanto leggero. Ha appunto questo effetto glossato, che sicuramente appunto non durerà a lungo, però devo dire che per il prezzo che l'ho pagato, cioè credo 2-3 dollari, mi piace molto. Quindi direi che il trucco è finito, non è niente appunto di speciale, volevo farvi vedere i tre colori della palette che ho preso della Inglot e appunto come ho utilizzato anche come blush il colore. E poi volevo farvi vedere appunto l'ultimo pezzo di make-up che mi ero dimenticata. E nonostante io di solito non mi veda con questi colori, direi che in effetti invece mi piace assai assai. Quindi ho trovato un altro abbinamento che potrebbe piacermi. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche richiesta da farmi, scrivetemelo sotto. Per adesso un bacione, alla prossima. Ciao!